Domenico Balzani torna ad Alghero questa sera per un qualcosa di diverso dal suo solito proporsi. Eh sì, questo è un concerto omaggio alla nostra tradizione musicale algherese, facendo un percorso musicale che va dalla brani d'opera classici dell'opera italiana, i più famosi da Verdi, Leoncavallo, passando poi per la canzone al salotto tardo 800, che è stata l'antesignana poi della canzone d'autore italiana e anche in qualche modo è stata la musica che ha segnato l'input per la tradizionale musica algherese, canzone algherese. Ha cantato sui palcoscenici più importanti, nei teatri più famosi. L'emozione per un algherese di cantare ad Alghero? E beh, è sempre grande. Poi io tra l'altro ho questa, diciamo, posso essere orgoglioso di aver cantato, sono 28 anni che canto professionalmente, in 28 anni io sono venuto ad Alghero, ho fatto qualcosa come 10 concerti per beneficenza per la Caritas, per l'UNICEF, ho inaugurato anche il teatro quando è stato rinaugurato il teatro, e sempre a titolo gratuito, e questa è una cosa di cui vado orgoglioso. Quindi per la mia città io quando posso, quando sono libero, vengo e do presto la mia opera, la mia arte, proprio in maniera gratuita, perché ci credo, credo nel che chi ha avuto debba restituire alla propria città, ecco. Arte e solidarietà, connubio perfetto, come anche per la serata di stasera. Per la serata di stasera, anche stasera faremo questa serata dove l'incasso, il ricavato, verrà utilizzato per progetti culturali, e ho trovato veramente un grande aiuto da questo punto di vista dall'Opera Culturale di Alghero, che è l'associazione a cui mi lega veramente un affetto particolare e che si prodiga davvero per mantenere viva nella nostra città quelle che sono le nostre tradizioni culturali, la nostra lingua, la nostra cultura. Alghero non per vacanza, perché subito domenica si riparte per una nuova avventura. Eh sì, domenica si riparte, inizio le prove di Traviata a Klagenfurt in Austria e da lì poi sarò a Trieste per i Carmina Burana, ancora a Trieste per Trovatore, San Carlo di Napoli con Traviata, Berlino con Barbiere, insomma un prossimo anno anche come quello passato, molto ricco di soddisfazioni ma anche di tanto lavoro. Ecco. Tra le tante parti recitate, qual è quella che ti è rimasta più addosso per qualche motivo, per un'emozione particolare? Allora, probabilmente sì, allora io sono nel mondo uno degli interpreti con più recite di Figaro nel Barbiere di Siviglia, ma da qualche anno a questa parte il mio ruolo preferito è sicuramente Rigoletto. Rigoletto di Verdi rappresenta per me un punto di arrivo a cui, nonostante lo stia cantando appunto da alcuni anni, continuo ancora a studiarlo, perché è veramente ricco di intenzioni, di espressività, di suggerimenti, anche in chiave psicologica, che veramente meritano continuamente la mia attenzione. Ecco. C'è una parte che non hai mai fatto e avresti voluto fare? Allora, c'è una parte che mi piacerebbe fare, che spero di debuttare a presto, che è il Falstaff, sempre di Verdi. Il Falstaff rappresenta, forse per un baritono, il coronamento di una carriera. Diciamo, aspettiamo qualche anno, ma spero veramente di poter debuttare Falstaff. Ecco. Cantando e recitando tante opere si vivono tante epoche diverse. In quale Domenico Balzani avrebbe voluto vivere? Se non no, potesse no, no, vivere sicuramente l'attuale. Questa. L'epoca adesso. Adesso è vivere il presente, vivere il futuro. Non bisogna mai vivere il passato, bisogna sempre andare avanti e sempre porsi in maniera positiva verso il futuro, con forza, con energia, con speranza. Ecco. Tutti conoscono il cantante lirico Balzani, ma il suo lavoro non è solo quello del palcoscenico. No, mi occupo anche di management degli eventi culturali, di destination management. Sono project manager della Fondazione Opera Morlacchi di Perugia. Mi occupo anche del COLAP, sono stato eletto quest'anno
all'unanimità nel consiglio direttivo del COLAP, che è il coordinamento delle associazioni professionali italiane, con più di 900.000 partite IVA. Mi sto occupando anche della legge sullo spettacolo dal vivo, che è in esame al Senato come consulente e come esperto. Le mie osservazioni sono state inserite negli emendamenti e speriamo che vengano approvate. Mi sto occupando anche del progetto Opera Lirica UNESCO, dove l'opera lirica italiana verrà riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, e questo è sicuramente un progetto che merita la mia attenzione. Poi sono nel consiglio di amministrazione del Conservatorio Tartini di Trieste, dove mi occupo della gestione degli spettacoli e naturalmente anche dei bandi e dei concorsi inerenti all'attività del conservatorio. Avendo il mandato ministeriale, bisogna anche in questo caso far bene il proprio lavoro, il proprio mestiere. E poi l'insegnamento nelle università, ecco, questa è la mia attività adesso e in futuro. Con tutti questi impegni professionali, che ruolo ha la famiglia per Domenico Balzani? La famiglia è molto importante, perché grazie a Dio ho una moglie che mi sopporta e che sicuramente mi sta vicino e al mio fianco, e anche mi induce anche a eliminare molti rami secchi e anche cose non importanti che servano sia per la mia carriera ma anche per il bene della famiglia. Per quando sono a casa con le mie bimbe è una gioia, e grazie a Dio questa unione familiare è molto importante. Ecco. C'è tempo anche per un hobby? No, quali hobby? No, non ho tempo nemmeno per fare. Nessun hobby, no. Grazie a Dio, il mio hobby è il mio lavoro. Ecco. Oh. E questa è una grande fortuna. Sì, è una grande fortuna perché faccio quello che mi piace, e quindi su questo mi ritengo fortunato. Ho sudato per ottenere questo, però sono felice, sono contento. Ecco. E con questa felicità non ci resta che invitare gli algheresi per stasera. Sì, stasera alle 9 al Chiostro di San Francesco, questo prestigioso, veramente, diciamo, location storica che Alghero ha, che possiede. Vi invito tutti, cari concittadini, perché lo scopo benefico del concerto è sicuramente il motivo principale per poterci incontrare nuovamente, per poterci riabbracciare, per passare un'ora in musica, ma anche un'ora di solidarietà e di concretezza. Ecco,